Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse di caffè e ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti più 60 minuti in frigo per il raffreddamento. Gli ingredienti sono caffè espresso, caffè in chicchi, mascarpone, zucchero, cacao setacciato e ricotta. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito a polverizzare lo zucchero. Per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo lo zucchero. E aggiungiamo adesso il cacao in polvere che abbiamo setacciato con un colino a maglie strette. E il caffè espresso. Andiamo a cucinare per 3 minuti a gradi, velocità 2. Sollevando il misurino, verifichiamo che il composto si sia amalgamato bene con lo zucchero. Eventualmente andiamo a interrompere la cottura, ad aprire il coperchio e con la spatola a riunire tutto sul fondo. Richiudiamo e facciamo ripartire. La nostra cremina di caffè è pronta. Mettiamola da parte in una ciotolina e lasciamola raffreddare. Nel frattempo laviamo e asciughiamo il boccale. Durante il periodo del raffreddamento andiamo ad amalgamare la crema. È fondamentale che il cacao sia stato setacciato per evitare che si creino dei grumi. La nostra cremina si è raffreddata, adesso andiamo a lavorare il resto della ricetta. Quindi andiamo ad aggiungere la ricotta. Vi ricordo, il boccale deve essere lavato e asciugato e il mascarpone. Andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo il nostro composto. Andiamo ad aggiungere la nostra cremina. E andiamo ad amalgamare il tutto per 30 secondi a velocità 4. Il nostro composto è pronto.
andiamo a riporre il nostro composto in frigo per farlo raffreddare almeno per un'ora. Mousse di caffè e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta.